Hola guys, benvenuti in un nuovo video. Oggi nuovo video e oggi vi andrò a parlare di cosa mi è successo quando lavoravo per un'associazione Erasmus. Questa appunto è una nuova tipologia di video, fatemi sapere se la volete, ne volete ancora e se vi piacciono, e quindi così posso continuare, dato che su Instagram vi piace molto quando io faccio questi tipi di racconti, quindi mi raccomando fatemelo sapere. Prima di iniziare volevo dirvi di lasciare un bel like, di iscrivervi al canale e di attivare la campanella ogni volta che esce un nuovo video. E adesso cominciamo. E oggi vi voglio raccontare cosa mi è successo. Tutto a me succedono, perché li attirerò io, non lo so, avrò la calamita, no? Per queste persone, ma vabbè. Voglio raccontarvi che cosa mi è successo quando lavoravo per l'associazione Erasmus. Ovviamente anche qui non farò nomi perché, appunto, privacy, e poi non voglio che mi facciano problemi al video, eccetera. Fatto sta che io, quando c'erano gli studenti Erasmus, questa era la mia casa, la condividevo con altri studenti Erasmus, delle volte una, delle volte due. Lì ero giovane, avevo 18 anni, quindi ero appena tornato, poi ho iniziato l'università, quindi il mondo degli Erasmus mi piaceva moltissimo. Bene, insomma, all'inizio intraprendo una strada che ho creato, una specie di gruppo dove appunto organizzavo cose per gli studenti, perché loro stessi mi avevano chiesto: guarda Ele, dato che tu sei di qua, parli cinque lingue, cinque, ai tempi non ne parlavo ancora cinque, però erano tre, e perché non fai un gruppo dove ci metti tutti insieme in modo che così puoi interagire più facilmente? E io ho detto: ma sai che c'è? Cioè, hai ragione, perché no? Allora inizio a creare questi gruppi su Facebook, inizio a mettere tipo un gruppo per la casa, per aiutarli a trovare la casa, eccetera, ma tutto tra di noi, perché erano una ventina di persone, una decina, una ventina di persone. Anche a un certo punto abbiamo detto: ma guarda Ele, noi vorremmo viaggiare di qua, vorremmo, perché poi comunque uno studente Erasmus che viene e visita, tutti voi se avete fatto l'Erasmus sapete come funziona, vuole andare anche a visitare, soprattutto uno che viene anche da un paese extra Europa, ne approfitta per visitare tutto. E ho detto: va bene ragazzi, non vi preoccupate, vi aiuto io. Mi metto alla ricerca di un bus o qualcosa, ci organizziamo, mi sistemo io, dato che appunto sono italiana e riesco appunto a organizzarvi il viaggio e ad aiutarvi. Al che inizio a organizzare l'evento all'Oktoberfest e facciamo questi eventi, prendiamo questo bus e lo affittiamo, eravamo una ventina di persone, quello che era, 50 eccetera, e si può fare tranquillamente. Quindi organizziamo appunto questa gita, andiamo, facciamo il nostro viaggio, eccetera. E la cosa però andava sempre più avanti, allora che ho creato poi anche una pagina su Facebook dove appunto mi sono anche messa un nome, che però poi mi hanno fatto storie, vabbè, poi quella ve la racconto un'altra volta, che anche lì c'è da ridere, ve la racconterò un'altra volta. E poi dalla pagina creo anche il sito, perché la cosa si è ingrandita. All'inizio organizzavo tutto io, quindi ho iniziato a organizzare i tornei di calcio, i tornei di basket, eccetera, visite, viaggi, city tour e robe del genere. Bene, adesso arriva il bello. A un certo punto, non l'avessi mai fatto, ma vabbè. Comunque, arriva il bello. Mi contattano da un'associazione. Un'associazione che lavorava su una città del territorio nazionale, adesso non voglio dirvela da giù, comunque veniva dal sud, non voglio dirvela perché sennò poi non voglio avere problemi. E comunque una città del sud, e mi dice: guarda, noi operiamo in questa città, abbiamo creato questa associazione e ti farebbe piacere collaborare con noi, perché abbiamo visto, siamo andati a vedere la tua pagina Facebook, che hai anche un sito internet, e secondo noi stai lavorando molto bene. Non ti preoccupare, perché tanto noi siamo un'organizzazione no profit. E ho detto tutto, perché poi arriva, più avanti lo scoprirete. Al che dico: vabbè, sai che c'è, accetto, perché mi libero di tanti problemi, soprattutto con questi furbi qua, che dovevano proporre qualcosa, cioè nel senso, se vedi che un altro lo fa come te e magari il prezzo o l'evento è più vantaggioso rispetto al tuo, invece di fare la guerra all'altro, sii competitivo e offrine uno più vantaggioso per fregare l'altro. No, non ci arrivavano, no, così non andava bene, per loro no. Non arrivava nella loro testa, loro così non ci arrivavano, per loro marketing era lanciare le bombe a mano, detto, perché io non sono capace a farlo, ma va bene. Parte quello, perfetto, allora inizio a lavorare con loro, super gentili, super bravi, tra l'altro con uno di loro sono ancora rimasta ancora adesso in buoni rapporti, infatti ogni tanto mi invita giù
a trovarlo, però non ho mai tempo di andare, se no ci andrei molto volentieri. Comunque, dove ero rimasta? Ah sì, che mi contattano e io accetto. E ci iniziamo a lavorare, persone fantastiche, splendide, eccetera, eccetera. Io continuo comunque a fare le cose che facevo prima, quindi appunto a fare l'accoglienza, a organizzare i viaggi, eccetera, eccetera. Bene. E comunque vado avanti a lavorare così con questa associazione, mi sembra, per 2 annetti. 2 anni e mezzo, più o meno, sì. Che però poi, devo dirvi la verità, iniziando poi appunto andando avanti con l'università mi portava via anche parecchio tempo, perché poi comunque sì, finché inizi che hai 18, 19, 20 anni può andare anche bene, anche perché io poi avevo ancora degli studenti Erasmus qua che condividevano la casa con me, quindi mi stava già diventando anche un po' difficile, anche perché molti venivano qua, la cosa la stavo un po' lasciando andare effettivamente anche di mia spontanea volontà, quindi su quello non ho niente da dire. Insomma, a un certo punto il titolare dell'organizzazione no profit mi dice, mi fai, senti, guarda, vedo che tutto va bene, però la cosa che manca di questa cosa sono le serate, perché nelle altre città, perché poi andando avanti questa associazione ha preso anche altre città, che poi anche lì, vabbè, lasciamo perdere, ci arrivo dopo. E niente, quindi mi dice, quindi devi trovare qualcuno che si occupi delle serate, quindi tu stai facendo tutto perfetto perché tu sei la responsabile lì, hai preso comunque dei ragazzi che volontariamente, perché è tutto volontario, cioè non c'era una retribuzione né niente, capitava appunto ogni tanto che magari c'era un, diciamo, un contributo spese, ma era, cioè, semplicemente una cena o qualcosa del genere. E quindi ogni tanto capitava che magari, sai, fai il viaggio, era come se ti pagasse l'accompagnatore, ecco, quello era anche il contributo. Insomma, allora io mi metto alla ricerca di qualcuno che potesse organizzarmi le serate, però nel mentre stavo pensando di, ho detto, ma guarda, sai che c'è, perché non possiamo fare anche delle cose di conversazione dei ragazzi tipo un tandem? Quindi stavo cercando questa cosa del tandem, a un certo punto vedo questo un ragazzo che posta un annuncio, che ha un, non so cos'era, bene, una scuola di lingua o qualcosa del genere. E allora mi si accende la lampadina e dico, aspetta, fammi contattare questo ragazzo, vediamo se possiamo trovare una cosa, non proprio da fargli andare in una scuola, perché il corso lo facevano già comunque all'università, quindi non ce n'era bisogno della scuola di lingue. Però comunque si poteva magari usare un pezzo della lì per fare la sede, eccetera, eccetera. Comunque mi dice, ma guarda, io e il mio socio lavoriamo per delle serate, quindi facciamo i PR per delle serate, lui è il responsabile. Facciamo, guarda, calza il pennello perché io sto cercando qualcuno anche per le serate. Mi fa, guarda, prendiamo lo contatto e ti faccio chiamare, prendiamo un appuntamento e ci vediamo. Cioè, sì, gli lascio il numero, tutto a posto. Dopo un po' mi chiama questo tizio e mi dice, ciao, sono Pinco Pallo. Perfetto, ciao Pinco Pallo, piacere, Eleonora. Insomma, ci presentiamo tutto quanto, sembrava una persona, sembrava, perché se sembrava vuol dire che c'è un poi. Ecco, preparatevi. Era anche tutto gentile in quel momento lì, ma evidentemente era fuffa. Comunque, quindi ci organizziamo, io ti dico, guarda, io faccio parte di questa associazione, c'è il tizio che sta sopra, si chiama Genoveffo, e quel che è. E faccio, guarda, te lo presento, facciamo poi una sera una chiamata, così te lo presento, eccetera, perché io posso prendere decisioni per qua, però per quanto riguarda poi tutto un accordo, eccetera, ci deve pensare Genoveffo. Comunque organizziamo questa festa per studenti Erasmus. Loro cosa hanno fatto? Hanno fatto l'evento, sì, tutto bello, tutto formato bene, però alla fine era un evento che cosa hai fatto? Loro, perché molte volte lo si fa effettivamente, non è sbagliata come cosa, perché ovviamente un titolare di un locale non è che ti dice ti apro quella serata lì per far andare 40 Erasmus, io devo riempirlo il locale, cioè se io posso tenere 1000 persone perché devo tirare sulla serranda per 40, perché magari su 100 o 200 persone che sono gli Erasmus te ne vengono in 40, per dire. E quindi giustamente lui mi fa, guarda, facciamo una serata nostra e dentro gli mettiamo la sua serata. Ma vabbè, io non sono d'accordo, però proviamo.
parliamo. E effettivamente è venuta una bella serata, però di Erasmus non ce n'erano, perché quando vedono gli italiani non vanno, almeno non tutti vanno, o se ce n'erano, ce n'erano comunque pochissimi, quindi sì, in realtà in sé la serata è andata discretamente bene, ha fatto il suo giro che doveva fare, è finita lì. Perfetto, tutti contenti, abbiamo fatto anche il braccialetto, quindi se sei Erasmus, però lo davi a tutti, quindi anche lì non aveva molto senso. Comunque, abbiamo pensato, vabbè, dai, organizziamone altre, eccetera. Quindi poi alla fine la questione tandem era passato poi in secondo piano, perché poi alla fine ci eravamo soffermati in flucco, era quello che delle serate. Quella roba lì era una cosa in più. Fatto sta che alla fine inizia a farsi strana, perché iniziano a dirmi, fai così e devi andare a fare delle convenzioni per la nostra tessera associativa. Ho detto, ragazzi, guardate, io devo studiare, poi vado, cioè non ho tempo da stare a dedicare come facevo prima 24 ore, la maggior parte della giornata. Io adesso ho da studiare e quindi non posso più andare in giro e fare cose. Questa era la sostanza. Anche questo qua, piano piano, questo qui delle discoteche, piano piano inizia a grattare, gratta. Lui, in sostanza, dove voleva arrivare? Lui voleva arrivare ai vertici, lui voleva prendere il posto. Questo era la sostanza. Comunque, ci arrivo. E cosa iniziava a fare? Iniziava a parlare con il presidente, il capo, il fondatore dell'associazione. Intanto vedo che c'è qualcosa di strano. Perché? Vedo che c'è qualcosa di strano perché il fondatore e il suo socio improvvisamente non si parlano più. Perché io contattavo uno per una cosa e uno per un'altra, perché si erano divisi i compiti, no? A un certo punto l'altro mi scrive e mi fa: Ere, guarda, io non faccio più parte dell'associazione. Era Genoveffo che mi aveva detto che Beniamino gli aveva fatto questo torto qua. Anche dico, vabbè, che strano. E intanto, quando scrivevo all'altro, l'altro non mi diceva che cosa era successo. Anche dico, mo andiamo bene, perché qui la situazione inizia ad andare un po' maluccio. E io avevo notato che c'era qualcosa nell'aria di strano. Al che poi, improvvisamente, Genoveffo continua a dire, ma l'incasso dell'associazione, ti ricordati che lo devi mandare in sede centrale da noi? Faccio, sì, non ti preoccupare, ho fatto tutti i bonifici, vanno tutti a voi, vanno tutti in cassa. Insomma, per ritornare alla storia del PR, del tizio delle discoteche, questo qua tentava di grattare, grattava e parlava sempre con Genoveffo, erano sempre lì, con le camicie, sì qua e sì qua. A un certo punto, Genoveffo iniziava a non essere più presente. Improvvisamente spariva, non rispondeva al telefono, qui e là. E intanto io avevo il sentore che c'era il PR dietro che scavava come un topolino. Insomma, praticamente che cosa è successo? Che loro due sono diventati culo e camicia. Quindi l'altro evidentemente gli avrà venduto del fumo, il PR gli avrà detto guarda io faccio questo, perché dato che la serata era andata bene, l'altro avrà pensato minchia, questo è un genio, questo è un mago, sa fare una grande serata. Dove? Che oltretutto io poi, mentre la situazione era un po' caliente, un po' calda, ero lì che avevo capito che c'era qualcosa, però stavo cercando di capire bene che cosa fosse, non ero ancora sicura di quello che poi sarebbe successo effettivamente. Quindi vabbè, vado con due mie amiche a una serata organizzata da loro, fatto prettamente apposta per vedere. Ragazzi, non c'era nessuno. Cioè, saranno state almeno 20 persone, non c'era nessuno. Al che prendo il telefono, chiamo Genoveffo e gli dico, senti, ma sai la serata del PR, il tuo amichetto, com'era l'altra sera? No, dimmi perché, non c'erano 20 persone, non c'era nessuno, quindi è inutile che me lo stai adesso ad idolatrare tanto e me lo stai pompando, perché non è così, cioè lui quello che evidentemente ti sta vendendo non è vero. Perché hanno iniziato a criticare me, il mio operato, il PR iniziava a dire tu non stai facendo giusto quello che stai facendo. Ah no, l'ho fatto per 4 anni, se non 5. E se ho avuto dei rivali che mi lanciavano le bombe a mano è forse perché effettivamente il lavoro che stavo facendo andava bene.
Ma a me non era quello che mi faceva capire che stavo facendo bene, erano i ragazzi che mi venivano a ringraziare ogni volta per quello che io facevo. Quindi già da lì capisci che il tuo lavoro era giusto. E insomma si veniva a dire, no, ma sai perché tu non fai bene questo, ti dico io come si deve fare. What? Cosa a me vieni a dire che devo fare una cosa che faccio da tanti anni e tu che sei arrivato non parli tre lingue, già tanto se parli italiano mi vieni a dire a me come devo lavorare? Io non ci ho più visto. Perché chiamo Genoveffo e gli dico, di senti, guarda, di a quel cretino del PR di darsi una calmata, perché io non è vero, sì, perché lui, tu queste cose in tre anni che hai lavorato con noi non le hai mai fatte. Insomma, fatto sta che alla fine sono diventati culo e camicia. L'altro scagnozzo, quello della scuola, era lo scagnozzo che eseguiva gli ordini del capo PR e dell'altro ancora su, di Genoveffo. A un certo punto cercavano, cioè praticamente lui era passato sopra di me. Cioè il PR, il suo scopo e che ha ottenuto, perché poi gliel'ho concesso io, era quello che lui cosa voleva fare? Lui voleva essere al di sopra di me e io eseguire quello che lui faceva. Perché evidentemente lui che cosa aveva venduto a Genoveffo? Lui aveva venduto, io sono un PR, io ho degli introiti, io posso fare questo, io posso fare quest'altro e ti posso far fare questo e far fare quest'altro. Cosa che ovviamente io non avevo mai fatto, ma perché proprio non si poteva. Tutto fumo. Perché era tutto fumo? E adesso ci arriviamo. Iniziano a prendersela con me, che io appunto, essendo una diretta, dico in faccia quello che penso. Fatto sta che mi viene un lampo di genio e dico, ma sai che c'è? Dato che aveva litigato con l'altro, con Beniamino, chiamo Beniamino e gli dico, senti Beniamino, come stai, come non stai, tutto quel che è. Senti, è successo questo e quest'altro, io ho trovato questo ragazzo, questo PR con il suo socio, e Genoveffo ha iniziato a escludermi e a prendere di più in considerazione lui, ma questo qua in realtà gli sta vendendo fumo, non gli sta, e in realtà non farà mai quello che evidentemente penso e si evince che gli stia promettendo. Ah no no, ma non ti preoccupare perché tanto io non voglio più niente ad avere a che fare con Genoveffo e l'ho denunciato. Denunciato. Io rimango così e dico, ma cosa è successo? Al che gli chiedo più informazioni e mi fa, no perché praticamente insomma sono venute fuori dei casini all'interno dell'associazione, che dei soldi giravano in maniera strana, tutte robe del genere, e infatti mi fa, mandami tutta la tua documentazione in modo che tu risulti pulita, perché io devo mandare tutto all'avvocato. Allora io prendo tutta la documentazione, mando tutta la documentazione a Beniamino e Beniamino denuncia Genoveffo. Comunque io non dico che ho contattato l'altro, che ho contattato Beniamino, a Genoveffo non glielo dico. Faccio finta di niente, quindi faccio finta di mangiare la foglia. Vado avanti e a un certo punto iniziano a escludermi dalle cose, iniziano a organizzare loro e io lì ho detto, boh, è fatta. Queste qua, lui ha il PR, ha ottenuto quello che ha voluto. Iniziava a dire, no, il potere logora chi non ce l'ha. Detto, infatti tu non hai il potere e ti stavi logorando perché volevi averlo. Ah, ma il potere ti sarà tolto. Faccio, beh, certo, era quello che tu volevi ottenere, perché era palese fin dall'inizio che volevi questo. Io ho detto, comunque, guarda, non c'è assolutamente nessun problema. Io me ne vado, sciolgo il contratto. Al che lui ha iniziato a tremare. Perché? Perché lui senza di me non era in grado di fare niente, era già tanto se sapeva dire hello in inglese, per dire. E quindi ha iniziato a tribolare e c'era Genoveffo da lì che iniziava a dire, no ma Ele, su, non fare così, tu semplicemente devi fare quello, lui ci farà fare questo, lui ci farà fare l'altro. Io ho detto, lui non deve fare niente, lui era nato ed era stato preso per fare le serate. Lui, quello che faccio io, non deve mettere becco, e se tu gli permetti di mettere becco, io me ne vado, perché io non rischio problemi o casini per colpa di uno che dice di saper fare le cose e poi non le sa fare, e poi oltretutto se le fa chissà come le fa. E vedo che in pagina iniziano a togliermi dagli eventi e robe del genere, e iniziano anche a escludermi tra i moderatori e amministratori della pagina.
quindi da amministratore mi mette tipo moderatore, quindi che non sono più in grado di fare delle cose nella pagina. Al che mi sono munita di computer e ho scritto una bella letterina di rescissione del contratto. Anche perché poi ha detto questa una cosa bruttissima e ha detto il potere delle donne è ora di finire, una roba del genere, che ci siano le donne al potere, una roba del genere, una roba che è da spararsi. Ma va bene, allora io ho preso il mio bel computer, mi sono messa lì, ho scritto la mia bella letterina di rescisso il contratto, eccetera, eccetera. Mando tutto. Avviso intanto Beniamino, che era lì, che stava muovendo tutti i dati. In tutto ciò, il PR risbutta, poi dopo un po' sbuca il PR e inizia a dirmi: ma dai Eleonora, su, perché hai fatto questa cosa? E io ho detto: scusami, perché? Dovevo stare alle tue condizioni, scusami, ma tu sei detto che sei bravissimo, perché adesso vieni da me? Cosa vuoi? No, ma dai, ti prego, torna, perché io comunque c'è bisogno di te nella società. Faccio: ma no, non c'è bisogno di me, tu sei bravissimo, tu è quello che sei capace a fare tutto, tu è quello che hai venduto fumo a Genoveffo fino adesso, quindi procedi pure quello che sai fare, con la tua dote, che è quella improvvisamente di saper organizzare tutto per gli Erasmus. Perfetto, procedi. Anche lui ovviamente sempre in un tono molto maleducato, con o senza H e senza accento, ma va bene. Dopo un po' sento una ragazza, mentre mandavo tutta la documentazione a Beniamino, vengo in contatto con una che lavorava giù al sud con Genoveffo e che avevano avuto anche una specie di relazione. A che anche lei mi racconta delle cose allucinanti, che c'erano soldi spariti, lui che si comportava male con tutti, che cercava di mandare via la gente, non pagava in realtà le cose che organizzava in determinati occasioni per gli Erasmus, quindi faceva delle cose, quindi poi c'erano successi dei casini. Quindi mi ha raccontato delle cose fuori dal mondo. Anche lei ho detto: guarda, è successo questo a Torino, è venuto questo, le racconto un po' tutta la faccenda e mi dice: guarda, lascia stare, mi fa, quel PR lì è un incapace totale, perché da quando te ne sei andata via tu, lui non sapeva che cosa doveva fare, non sapeva dove andare a sbattere la testa, quindi il fatto che tu te ne sia andata per loro è stata una distruzione totale. Io faccio: non avevo dubbi, e io anche per quello l'ho fatto, perché era l'unico modo per farlo andare nella cacca e dimostrare a Genoveffo che in realtà era un cretino quello lì. E gli ho detto: comunque fammi sapere se ci sono degli aggiornamenti, perché adesso questa storia mi incuriosisce. Fatto sta che poi viene fuori un altro personaggio di un'altra città che era sempre membro di questa associazione, anche lui, altri problemi pure con lui, c'erano successi dei disguidi e anche lui aveva mollato e mi ha detto: guarda, Genoveffo è proprio una persona da dimenticare, il suo atteggiamento è veramente allucinante, non voglio più vederlo. E io gli ho raccontato appunto quello che era successo a me, mi ha detto: non ci posso credere, allucinante. Comunque io in tutto ciò continuo a sentire Beniamino che mi racconta appunto come procedeva tutta questa denuncia che aveva fatto nei confronti di Genoveffo. Intanto negli anni appunto io vado avanti, io completamente fuori da quel mondo, tramite amici vengo a scoprire che più di 2 eventi non fanno, fanno il tandem, che era quello che avevo fatto io, in un locale in centro che avevo scelto io, e poi fanno delle serate. Ma queste serate sono dei flop totali. Improvvisamente sento di nuovo questa ragazza della città giù del sud, di dove era nata l'associazione, che mi racconta altri episodi, sempre appunto di tutta quella storia lì, burocratica, eccetera, e mi racconta che appunto ci sono dei problemi tra Genoveffo e il PR, perché ovviamente cozzano, perché lui vuole fare quello che vuole e non ascolta quello che gli dice Genoveffo. Perché ovviamente è uno pieno di sé, uno sborone, uno so tutto io, che ho trovato l'America lavorando con Erasmus, cioè non lo so, pensava di diventare miliardario, non so cosa pensasse, cioè non so se aveva capito che era un'associazione no profit, ma comunque, ma anche perché l'altro evidentemente, se c'era quel casino di soldi eccetera, evidentemente
non l'avevano più presa come associazione no profit. Infatti io quando ho sentito quello me la sono anche data a gambe per quel motivo lì. Fatto sta che adesso arrivo alla conclusione. Qualche mese fa sbuca Genoveffo con il PR dal nulla, così puff, in una chat su WhatsApp. Quindi vedo trunk chat su WhatsApp, non mi ricordo neanche come l'hanno chiamata, forse non... E dico, guardalo lì. Intanto, appunto, vedevo che comunque tramite amici che mi raccontavano che andavano sempre a discendere, cioè da quando io li ho lasciati, gli eventi magari all'inizio facevano un po' così e poi boom, sono andati giù a strapiombo. Che cos'è che vogliono? E io ero curiosissima di sapere che cosa volevano, perché ero pronta a sputtanarli in un modo allucinante. Al che appena vedo che mi scrive, mi fanno ciao carissima, tutto quanto, eccetera, Genoveffo. Parlava Genoveffo, il PR stava zitto perché se no me lo mangiavo in insalata. Anche perché lo insultavo dopo quello che mi aveva detto e mi aveva fatto, lo insultavo. Quindi parlava Genoveffo, senti, sai, dato che sappiamo che tu comunque effettivamente mettiamo da parte quello che è successo, e io ero già lì, cosa? Mettiamo da parte quello che è successo. E quindi riconosciamo effettivamente che le tue doti organizzative, le tue doti in quell'ambito erano molto valide. Scusa? Dico, vabbè, anche prendo il telefono, faccio un bell'audio e gli dico scusami tanto, ma come cavolo ti permetti di venire dopo un anno e mezzo e più? Ti permetti di venire da me mettendo il PR nella chat dopo tutta la merda che mi ha tirato addosso? Gli ho detto, come ti permetti tu e l'altro di venire qua e di venirmi a insaponare, a fare tutta questa filippica per ottenere qualcosa, perché evidentemente siete con le pezze al culo? Al che poi gli ho aggiunto, ma scusami, ma il PR era così bravo, era così in grado di fare tutti questi eventi, di fare il botto, di prendere qui, di ottenere là, era il mago, io ero quella incapace, che il suo metodo non aveva senso, a detta del PR, che il mio metodo non aveva senso, che non ero capace a fare niente, che quello che organizzavo io era tutta cacca, e qui e là, su e giù, ma come? Hai il migliore del mondo, hai il migliore, hai quello che, che ha detto di essere il migliore, che è capace di far tutto e che tu hai ovviamente tenuto e creduto. Quindi adesso che cosa volete da me? Metti da parte questa rabbia che hai, posso capire che tu abbia questa rabbia, e io ancora di più dentro il fuoco avevo, che volevo tirare fuori tutto, gliene volevo dire e gliele ho dette. A parte quello, abbiamo una cosa da proporti. Ma con che coraggio? Al che prendo il telefono e scrivo a Beniamino. Dico, Beniamino, sai che cosa è successo? Non ci puoi credere. Gli racconto tutta la faccenda, che questi mi hanno contattato, e mi fa, guarda, quello sta con le pezze al culo. Come seconda persona contatto la ragazza che lavorava al sud, sempre nell'associazione con Genoveffo. Scoppia a ridere, inizia, no, ma stanno proprio con le pezze al culo, stanno proprio con le pezze al culo, perché per arrivare a fare una figura del cavolo del genere, evidentemente vuol dire che stanno all'astrico. Ok, io riprendo la chat, dopo 2 o 3 giorni, riprendo la chat e dico sì, faccio finta di stare al gioco, dico sì, dimmi, che cosa hai da propormi? Abbiamo visto che tu fai tutt'altro, sei diventata fotomodella, hai preso gli studi in lingue, eccetera, e cazzi e mazzi, e tutta sta storiella varia. E io ho detto, molto bene, quindi dovevo andare a parare alla fine, che cosa mi vuoi dire? Che non ho capito neanch'io che cosa volessero fare, insomma, volevano organizzare qualcosa. Una che io dovevo gestire, mi sembra, sui social, non ho ben capito che cosa dovessi fare. Ma insomma, l'ho fatto puramente per cercare di smascherarli e poi di umiliarli. Fatto sta che io ogni 2 per 3 continuavo a dire, ma comunque tu perché adesso stai contattando me? Oltretutto, dopo tutti questi anni, vieni da me e mi dici,
Ah sì, effettivamente tu ci sai fare, abbiamo bisogno di te, abbiamo in mente un piano, abbiamo in mente un'idea, senza chiedermi scusa. L'altro oltretutto non sta parlando e quindi neanche mi sta chiedendo scusa in questa chat, ed è lì che legge e non dice niente, non risponde, quindi già quello ti fa capire. E lui era già lì, Pierre, era già lì, lo notavo che era nervosello perché tentava di scrivere, ma si vede che Genoveffo da dietro gli diceva stai zitto, non di niente perché te fanculo così. Comunque. E lui continuava a dire, no, ma allora se ti interessa bene, se no non importa. E facevo, no, non mi interessa, cioè quello che mi avete da offrirmi potrebbe essere anche milioni e milioni di lingotti d'oro, ma forse non hai capito che con te e col PR io non voglio più averci nulla a che fare. Allora anche lì lui Genoveffo stava un po' perdendo la pazienza, no? La pazienza. Io ero un fuoco che non potete immaginare. E gli fa, però adesso se bisogna stare a rivangare su queste cose, faccio rivangare su queste cose. Ma scusami, sei tu che arrivi e mi contatti con l'altro perché state alle pezze, perché avete le pezze al culo, perché non avete più un soldo da far ballare un cane. E quindi venite da me a piagnucolare dopo tutto quello che mi avete fatto e mi avete detto e mi avete trattato. Perché inizia e entra in campo il PR. Entra in campo il PR con una perla. E fa, eccola lì la matta di turno, cioè una roba del genere, no? Aveva fatto una frase, un'esternazione del genere. E io ho detto, benissimo, quindi fammi capire una cosa, Genoveffo, gli dico, io dovrei accettare un lavoro da parte tua e da parte di uno che non è cambiato di un millimetro, cioè non è cambiato per niente, perché mi sta di nuovo insultando, mi sta dicendo le stesse identiche schifezze che mi diceva 2 anni fa, mi sta dicendo esattamente le stesse identiche cose e io dovrei accettare una cosa del genere. Faccio dopo questa e dopo questo insulto che lui mi ha lasciato, io vi saluto, ho preso e sono uscita dal gruppo. E da lì sono spariti, puff, volatilizzati e finito tutto. E niente ragazzi, questo è quello che mi è successo tanti anni fa e anche di recente appunto con l'ultima perla e l'ultima news con la quale lavoravo negli studenti Erasmus, perché penso di essere solo io che questa gente li cattura con l'anternino, perché già diverse volte mi sono successe queste cose, quindi avrò io, non lo so, una calamita, la lanterna, li vado proprio a cercare così. E niente, fatemi sapere qua sotto nei commenti se anche voi avete vissuto un'esperienza simile. E niente, mi raccomando di mettere un bel like e di iscrivervi al canale e di attivare la campanella ogni volta che faccio uscire un nuovo video. E noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!